Salvate quella lettera, intervenite, salvate la lettera. Daniel, fonce. Qual è la ragione che, dopo il grandissimo successo delle vite degli altri, l'ha spinta a dirigere questo film? Per me, c'era... Forse perché la vita degli altri era qualcosa di... non so, un po'... pesante, non nel senso negativo, lo spero, ma volevo fare qualcosa di molto leggero che è proprio un'esperienza di bellezza e di gioia e di lusso e di qualcosa di completamente positivo e gentile. Mi chiamo Elise. Mi chiamo Frank. È terribile come nome. È l'unico che ho, purtroppo. Due attori così grandi sono un'opportunità per un film, ma sono anche un rischio, no? Io avevo sempre ammirato Angelina sullo schermo, sullo grande schermo, e da sempre ammiro Johnny Depp. All right, grab it. A worldwide blind check on that face. Capire come che cosa fa la loro magia. E che cosa fa la loro magia? Ma allora, certo, la cosa principale è che sono attori ottimi e che sono proprio persone anche affascinanti. No, c'è una ragione per la quale siamo così affascinati a vederli al cinema, e perché anche nella vita sono così. Perché vai a Venezia? Leggi libri di spionaggio. Sono una donna misteriosa su un treno. Dimmelo tu qual è la mia storia. Johnny Depp, questo finalmente per lei è un personaggio normale. Questo è il motivo per cui ho scelto il personaggio. Un individuo normale, quasi banale, un professore di matematica catapultato in un mondo violento. Era curioso per me capire come avrebbe reagito. Perché tutti vogliono uccidermi? Alexander Pierce, ricercato in 14 paesi. L'hanno scambiata per lui. A questo punto della sua carriera, come sceglie i suoi progetti? Non lo so, è un processo uguale da anni. Le sceneggiature arrivano, io le leggo e cerco di scegliere in base a quegli elementi che stuzzicano le mie potenzialità di attore. Facevi parte di un piano. Ecco perché quella donna l'ha scelto, per distrarci. Lei è stata appena nominata come miglior attrice ai Golden Globe. Qual è la sua reazione? Sono stata molto onorata e contenta, sia per me che per il film. Ma la più grande fortuna è stata lavorare con Florian, un regista straordinario, e con Johnny, l'incredibile protagonista del film, insieme a me. Mi dispiace di averti coinvolto. E tu perché sei coinvolta? Vuole denunciare un omicidio. Tentato omicidio. Non è così grave. No, se si parte dall'omicidio. Ma se si parte da un servizio in camera è molto più grave. Vi dico un aneddoto stranissimo che mi colpì tantissimo del potere dello star system. Non c'entra Johnny, ma Johnny è una persona carina veramente, disponibilissima. Però sta là, sta là sopra, sta al vertice della piramide. Dovevamo girare una scena sopraveloce fuori dalla stazione ferroviaria di Venezia, scendere, lui saliva su una lancia, su un taxi con Angelina Jolie. Andare. Allora, quella scena lì non si riusciva a girare perché c'erano 5.000 persone, carabinieri, polizia con un nastro che fermava la gente. Non si riusciva perché facevano un caos bestiale, c'era il fonico che diceva, allora lui ha fatto così. Neanche il Papa, si è creato un silenzio di tomba. Han girato la scena e poi ha detto, thank you. Let it go. You ravish. Do you mean ravishing? I do.